Ben ritornati alla parte numero 22 della mia guida italiana di Pokémon Black and White, sponsorizzata da technologianet.forumcommunity.net e dal mio blog. Ok, in questa parte dovremo catturare Reshiram e dopodiché far partire la sfida contro N, nonché per adesso credo che sia il campione della Lega Pokémon. Il primo Pokémon che manda... No, chiedo scusa, questa è la sfida contro Reshiram, ho fatto un po' di confusione io. Fatto sta che utilizzerò la Master Ball per catturare Reshiram, che qua è scritto Reshiramu, è livello 50, quindi non è proprio il massimo della potenza, ma non importa. L'abbiamo catturato, è di tipo drago e fuoco, e adesso verrà trasferito al box 1 e con una particolare abilità potremmo scambiare uno dei nostri Pokémon in squadra con lui. Ok, ora ci sarà N che ci ricarica la squadra e nervosito ci sfiderà, quindi prepariamo la sfida contro N. Ok, lui ha 6 Pokémon, il primo Pokémon che manda è Zekromu. Io lo chiamo Zekrom perché è molto meglio. Io mando in campo Reshiram. Ok, con Reshiram utilizzo la mia mossa. Invece Zekrom usa la sua di tipo elettro. Invece la mia è una mossa di fuoco che è fantastica, però non c'è fantasia. Lui ce l'ha di colore blu mentre io ce l'ho di colore rosso. È una cosa alquanto particolare. Comunque, adesso lui utilizza Schermo Luce mentre io Dragospiro, che gli tolgo un bel po' di vita. E inoltre lo paralizzo anche. Credo che sia ora di utilizzare la mia mossa di tipo fuoco di nuovo, ma non gli faccio niente. Perfetto. Quindi lui mi utilizza Gigo Impatto e io utilizzo ancora una volta Dragospiro e metto KO Zekrom. Benissimo, gli abbiamo sconfitto il primo Pokémon e ora possiamo passare anche agli altri. La prossima scelta sarà Abagora, che sarebbe questa tartaruga. Comunque uso Extra Senso con Reshiram soltanto, giusto per fargli un po' di danno. Soltanto che lei mi utilizza Pietra Taglio e il mio Reshiram è KO. Perfetto. Adesso vado in campo Porygon Z Wi-Fi Match. Oh yeah. E con una mossa di tipo elettro gli faccio rimanere ben poca vita. Più che altro una vita quella rossa. Ma lei utilizzando Pietra Taglio riesce a togliermi molta vita. Quindi io riutilizzo ancora una volta... No, ho utilizzato la mossa scarica, che gli toglie un bel po' di vita, e per fortuna riesco anche a paralizzarla. Quindi cercavo di attaccare, ma lei mi ha utilizzato Acqua Getto e quindi il mio Pokémon va KO. Va bene, manderò in campo il mio Teoz a livello 51, col quale utilizzerò ovviamente la mossa riduttore che lo colpisce, ma non gli fa niente. Ok, mi è stata utilizzata contro la mossa Pietra Taglio che mi mette KO anche Teoz. Non importa. Andiamo in campo allora Croc. Ormai potrei mandare in campo lui. Con Croc utilizzerò la mossa Fossa. E per fortuna N non ricarica il suo Pokémon, quindi con la mossa Fossa lo colpisco. La mossa è super efficace e il Pokémon viene messo KO. Perfetto. La prossima scelta sarà Vaibanira. Quindi cambio Pokémon e lo mando in campo Embuo. Non so perché l'ho fatto, però mi andava di mandar lui. Ah, ecco. Questo qua è un Pokémon di tipo ghiaccio, è un cono, l'evoluzione del cono gelato, che ce ne sono due adesso. Più che altro sembra un frappè gelato, nel senso che ha il cono gelato e sopra sembra un frappè, come quello di cartoni animati, ma non importa. Comunque posso dire che possiamo sconfiggerlo facilmente. Intanto ho il tempo di ricaricare anche alcuni miei Pokémon, dato che utilizzerà la mossa Cannon Flash, che non mi farà assolutamente niente. Ok, ecco qua che continua a utilizzare la mossa Cannon Flash, mentre io utilizzo adesso la mossa Lanciafiamme, col quale colpisco il Pokémon che viene messo KO. Perfetto. La prossima scelta sarà Gigi Jaru, il mio amico Gigi Jaru, a livello 50. Ah, il Pokémon che ho utilizzato anche nel coverage, tipo elettro e metallo ed acciaio. Comunque utilizzo la mossa Lanciafiamme, che ovviamente mette KO anche questo Pokémon in un colpo solo. Ok, il mio Embuo sale a livello 54. La prossima scelta sarà Zoroark. Ah, Zoroark, quel Pokémon evento che farò anche nelle mie parti extra di Pokémon speciali, sì. Comunque mi utilizza Focus Blast, che è Focal Colpo, e mette KO Embuo. Quindi io mando in campo Reshiram a livello 50, col quale utilizzerò la mossa di fuoco. Prima di tutto mi ha utilizzato Next Slash, Notte Sferza, ma io con la mia mossa gli tolgo moltissima vita, quindi ora posso riutilizzarla
anzi più che altro cambio Pokémon e mando in campo il mio Croc. Che lui sì che è figo, Croc sì è figo. Ma mi utilizza Focal Colpo, non so come faceva a sapere che avessi mandato Croc, ma non importa. L'importante è che non mi abbia messo KO Reshiram. Infatti io manderò in campo Zumbea e ricaricherò Reshiram probabilmente. Infatti Zorak riutilizza ancora una volta Focal Colpo, ma Zumbea resiste ragazzi, resiste. Quindi io posso utilizzare anche un revitalizzante su Embuo e quindi mi ricarico ben due Pokémon. Quindi ora manderò in campo Reshiram di nuovo e cercherò di utilizzare di nuovo la mia mossa di tipo fuoco, perché tanto ormai manca poco e quindi potrei sconfiggerlo facilmente, dato che Zorak mi utilizza Focal Colpo. E adesso utilizzerò la mia mossa e pam, colpito in pieno e Zorak viene messo KO. Perfetto, manca soltanto Akeosu, che mi pare che sia il suo ultimo Pokémon, questa specie di volatile, però sembra più che altro anche di tipo roccia, perché sembra più che altro preistorico. Comunque ho salvato per sicurezza, anche oggi non lo so che non è il 4 dicembre, ma queste parti le ho registrate molto prima. Ok. Oddio. Ah sì, ero quasi stato sconfitto e quindi ho dovuto mandare in campo Embuo per vedere cosa succedeva. Quindi io ricaricherò il mio Porygon Z Wi-Fi Match e lo manderò in campo. Ok, eccolo qui in campo. Utilizzerò la mia mossa di tipo elettro. Ah no, prima di tutto cos'è che stavo facendo? Ah, stavo utilizzando revitalizzante su Zumbea. E boh, mette KO di nuovo il Pokémon. Quindi manderò in campo Zumbea. Ora mi sa che salvavo di nuovo, perché se non mi sbaglio si salvavo di nuovo, sì infatti. E per fortuna ha fallito la mossa di trattaggio, ma continuo a fallire anch'io cercando di utilizzare le mie mosse di tipo ghiaccio, ma non riesco, si può notare. Ci proverò adesso. Ho utilizzato il revitalizzante, quindi adesso forse riesco a utilizzare la mossa Bora, perché ha fallito di nuovo pietra taglio. Quindi colpisco Akeosu e metto KO il Pokémon sconfiggendo così N. Comunque ragazzi, un'altra parte della magnetina italiana di Pokémon Black and White, sponsorizzata da Tecnogenette dal mio blog, è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e attendete le prossime parti. Ciao ciao!